Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Uno degli aspetti, penso, più difficili quando si cresce un figlio, e questo lo sanno bene i genitori, o anche penso a un animatore quando cresce un ragazzo, quando anche si affeziona e si lega tanto, anche penso al mio passato, quando mi sono legato tanto con alcuni ragazzi, la cosa più difficile, ma in modo particolare proprio per un genitore, è lasciarlo libero. È lasciare che il figlio a un certo punto trovi e prenda la sua strada. Penso anche, mettendomi nei panni di questo Giovanni, che ha cresciuto dei discepoli, li ha portati a una parola, a una verità, però a un certo punto riconosce che lui può arrivare fino a un certo punto. Lui può indicare la verità, non è lui la verità. Ecco, anche come nelle parole del prologo di Giovanni che abbiamo ascoltato qualche giorno fa. Giovanni fa una delle azioni più difficili, ma dall'altra parte più liberanti e che può far crescere meglio le persone che incontra, ovvero indicare la strada, indicare verso Gesù. Ecco che Giovanni nel suo indicare, ecco l'agnello di Dio, ecco indicando la strada che indica a Cristo, ecco che fa uno dei gesti più liberanti, forse più complicati da parte di un maestro, da parte di chi può portare qualcuno, di chi sta insegnando, che a un certo punto può accettare con libertà, proprio il fatto che una persona possa arrivare fino a un certo punto e che poi possa andare verso una strada più grande, più bella, a cui lui non può rispondere su tutta la sua vita, non può dargli tutte le risposte che sta cercando, ma può indicare qualcuno di più grande, può indicare il Padre, può indicare Gesù. Ecco, la nostra vita in realtà è proprio questo. Noi diventiamo grandi e educhiamo, diventiamo generativi, proprio non nella misura in cui tratteniamo a noi stessi qualche persona, ma nella misura in cui noi sappiamo indicare a Gesù la strada, sappiamo indicare verso di lui una persona, anche nel crescere i figli sappiamo non legare verso di noi, ma inviarli verso la libertà. Ed è bello anche come Gesù inizia a trattare questi discepoli. Non gli dice tutto quanto, non gli dice, ecco, venite con me che vi spiegherò tutto quanto. Venite e vedrete. Cammina un passo alla volta, giorno dopo giorno. Ecco che è così la nostra vita con il Signore, è proprio questa. Noi a volte abbiamo la tentazione, la fretta di voler dire voglio avere tutte le risposte nella vita, tutto quanto lo voglio avere tutto e subito. Faccio un'esperienza forte di Dio, voglio sapere tutte le risposte, oppure penso di averle già tutte quante. Ecco, Gesù risponde con molta pace, venite e vedrete. Cammina un passo alla volta. Ogni giorno entri più in profondità nel mistero, nella relazione con il Padre, con il Figlio, attraverso lo Spirito. Ecco, attraverso la relazione con Lui, ogni giorno scopriamo la via bella del Vangelo. E scopriamo come anche quel Cefa, quel giovane Cefa che inizia a seguire il Signore, scopre un'identità nuova, un'identità da figlio, un'identità da figlio redento e liberato proprio dal Signore, che gli dona quel nome nuovo, quel Pietro che diventerà quella pietra su cui la Chiesa verrà edificata. Ecco, seguire il Signore giorno dopo giorno. E penso che sia bello anche oggi benedire per quelle persone che hanno saputo con libertà indicarci verso il Signore, senza trattenerci a loro, e lodare il Signore proprio per queste persone che sono fatte a fianco nostro.